Come mai è ancora importante festeggiare il 25 aprile? Perché è una festa di tutti, perché se no non saremmo qua oggi a poter dire quello che vogliamo e a essere liberi. Perché dobbiamo mantenere la memoria, che se no altrimenti potrebbe essere rimossa. Oggi è una giornata di festa per l'Italia, ricordiamo i nostri valori fondamentali di essere una repubblica e di difendere i diritti di tutti. Sì, liberarci dall'odio, dalla cattiveria, dal razzismo e da questo governo, bisogna dirlo chiaramente, schierarsi chiaramente, intanto per la solidarietà umana. È importante sia per ricordare le persone che hanno dato la vita per questa nostra libertà, ma anche perché i valori conquistati allora non si perdano e si continua e si insegna soprattutto alle nuove generazioni che questa nostra libertà, questa nostra democrazia è costata fatiche immani. Cosa ne pensate della mancata partecipazione dei membri del governo? Per me è scandaloso. Sì, è scandaloso, ma perché è una festa di tutti. Bisognerebbe che non partecipassero. È solo di una parte. Questo credo che sia un errore, perché le figure che hanno un ruolo istituzionale per primo devono rispettare quel ruolo, quindi sicuramente c'è il valore antifascista, però comunque è un momento in cui le istituzioni devono essere presenti, per cui chi ha questi ruoli oggi è assente, è abbastanza grave per me. Mi dispiace tanto, perché avrebbero dovuto capire che questa giornata è di tutti e tutti devono tenerci a tenerla viva questa giornata. È giusto che queste età iniziano a capire cosa è stato il passato, insomma. Quindi, è qui per le sue figlie? Anche. Per far capire quanto è importante il 25 aprile? Sicuramente. E cosa ne pensa dell'assenza dei membri del governo? Dimostrano quanto non credano in questa Italia, ma in chi l'ha costituita e chi l'ha fatta, insomma. È sbagliato quindi pensare che sia una festa di questo o di quell'altro partito politico? Sicuramente non è una partita politica, ma è ricordare quello che hanno fatto i nostri predecessori.